Nonostante il gioco d'azzardo sia ancora un'attività prevalentemente maschile, la differenza in questi ultimi anni si è notevolmente ridotta. Cioè, ci sono molte più donne che giocano d'azzardo e purtroppo ci sono molte più donne che sviluppano una dipendenza rispetto al gioco. Analizzando i dati locali, è possibile sottolineare e riconoscere delle differenze di genere rispetto al gioco, al di là dei segni clinici, diciamo, che accomunano entrambi i sessi. Il dato più interessante è sicuramente quello legato all'età. Mentre gli uomini iniziano a giocare abbastanza precocemente, di solito riferiscono di iniziare a giocare in adolescenza, dunque 13-14 anni, e di conseguenza sviluppare una dipendenza da giovani, no? Anche al di sotto dei 30 anni, per la donna non è così. La donna inizia a giocare più tardivamente. E diciamo che la maggior concentrazione di giocatrici patologiche si ha tra i 45 e i 65 anni. Un'altra differenza importante riguarda la tipologia di gioco che viene utilizzata. Mentre gli uomini utilizzano più dei giochi d'azione, e dunque rivolti alla ricerca di emozioni, no? Di adrenalina, la donna utilizza più dei giochi di fuga, come ad esempio il bingo, le slot machine, lotto, Superenalotto e anche i gratta e vinci, cioè tutti quei giochi che permettano loro di staccare psicologicamente dalla loro quotidianità. E anche i vissuti rispetto al gioco sono diversi, mentre gli uomini, dopo aver giocato, riferiscono diciamo, di provare sentimenti più legati alla rabbia, alla frustrazione o alla gioia nel caso di vincite, le donne invece provano più sensi di colpa e di vergogna. Rispetto ai tempi di insorgenza di una dipendenza, si è potuto constatare che le donne tendono, anche se iniziano a giocare più tardi, tendono a sviluppare una dipendenza molto più velocemente. Cioè la donna quando inizia a giocare diventa subito una giocatrice incallita e allo stesso modo ha maggiore difficoltà rispetto agli uomini di richiedere aiuto. Una richiesta d'aiuto sia ai servizi che si occupano della cura e del trattamento per le dipendenze, sia anche solo una richiesta d'aiuto all'interno della famiglia. Per quanto riguarda lo stato civile, la maggior parte delle giocatrici sono sposate o conviventi. Ci sono comunque anche donne separate, divorziate e in piccola parte anche vedove. Per quanto riguarda lo stato lavorativo occupazionale, la maggior parte delle giocatrici lavora o ha una pensione, dunque utilizza le proprie risorse economiche per giocare. Ci sono anche però un numero abbastanza importante di casalinghe che magari utilizza le risorse della famiglia, dunque gli arrotondamenti sulla spesa o gli arrotondamenti sulle bollette, eccetera. E dando un'occhiata così generale al profilo che viene fuori, è possibile fare delle riflessioni rispetto ai motivi e le cause possono spingere una donna matura a diventare dipendente dal gioco d'azzardo. Allora, innanzitutto è importante, penso, dire che, cioè, perché proprio il gioco d'azzardo? Allora, il gioco d'azzardo è un'attività lecita. È un'attività non pericolosa ed è accettata socialmente, a volte anche incentivata. È la donna che per sua natura tende a evitare situazioni di pericolo, no? Ad evitare comportamenti trasgressivi, può trovare facilmente nel gioco, diciamo, un'attività di sfogo, no? Una fuga dalla quotidianità che permetta a lei però di rimanere in un'area, diciamo così, protetta. E perché proprio una donna matura? Spesso succede che a un certo punto nella vita di una donna,
avvengano delle crisi di natura psicologica e relazionale. Le storie che ascoltiamo spesso delle donne sono storie di vite familiari frustranti, spesso caratterizzate da dipendenza psicologica, sottomissione nei confronti del partner, oppure da carenze affettive e insoddisfazione dei bisogni portati nel tempo. Queste situazioni spesso non si verificano solo nella famiglia attuale, no? Ma anche nelle famiglie d'origine, perciò continue e durature esperienze, diciamo così, dolorose e esperienze di mancanza. Un altro elemento e un'altra esperienza tipica delle giocatrici è quella della perdita. Spesso dietro il gioco ci sono delle perdite che possono essere traumatiche, come la morte di un partner, oppure una separazione, un divorzio, o i figli che se ne vanno, il pensionamento, tutte esperienze di perdita che creano un vuoto. Dunque, in questo senso, il gioco diventa o un mezzo di fuga attraverso il quale la donna, no, non pensa e fugge da una vita faticosa e frustrante, o un mezzo per colmare un vuoto evidente. E quando il gioco si trasforma in una dipendenza, dunque non è più un gioco ricreativo, ma ha assunto, no, i tratti e le connotazioni di un gioco problematico e patologico, la donna poi si ritrova ad avere una grossa difficoltà a confidarsi all'interno della famiglia. Questo perché? Perché spesso e volentieri c'è lo stigma sociale, no, che la donna deve occupare il ruolo di buona moglie, di buona madre, di brava donna di casa e di brava lavoratrice. Quando c'è, no, manifesta lei stessa un problema di questo tipo, dunque ha bisogno lei di essere sostenuta, aiutata, la famiglia spesso si tira indietro, cioè ha molta più difficoltà, perché tende a colpevolizzare la donna, a svalutarla e a togliergli quei ruoli che invece è ancora capace di svolgere. E, è importante riconoscere sì che il gioco d'azzardo è un sintomo, dunque è l'espressione di un disagio molto più profondo, ma può rappresentare anche una grossa opportunità per la donna. Ammettere di avere un problema e chiedere aiuto non sono segni di debolezza o di fallimento, ma anzi sono espressione di forza, cioè della capacità che può avere la donna di intraprendere un percorso alla riscoperta di se stessa. E per raggiungere una maggiore consapevolezza di quelli che sono i suoi desideri e i suoi bisogni, dopo anni che invece ha dedicato ad assecondare e alle richieste degli altri e di aver vissuto una vita in funzione degli altri. Ed è per questo molto importante che la donna in questo percorso sia accompagnata dalla famiglia, allo scopo di raggiungere dei nuovi equilibri familiari caratterizzati da relazioni sane e più positive.